sarà una bella ragazza. Ragazzi, buongiorno, ben tardi, arriva, ci siete. Ma che cos'è? Una nozzata del pieno. Ma scusa. Ragazzi, oggi è mercoledì, siete al mercato, siete con noi? Che ore sono? Le Fabrizio e mezza. Stamattina le ragazze sono tutte al mercato. I ragazzi dove sono? Le ragazze e i ragazzi? Non lo so. Riccardo, oh, chi tu sa fuga? Etta, siamo tutti a buttare. Uno per uno da buttare dalla spazzatura. Ma mi fate, ragazzi, mi fate veramente. Buongiorno. Cioè, arriva, buongiorno. Io ti faccio la sigla. Arriva Kido, arriva Kido. Oh, arriva tu. Dov'è? Ma non è che ci sei tu che sei vivo. Sigla, sigla. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Quasi a fine percorso per questo CG letterario, perché noi continueremo per tutto maggio. Ma non abbiamo oggi. Oggi ne abbiamo 17. Giorno bruttino. Guarda, spumeggiando Antonio. Guarda Antonio, il ragazzo. Buongiorno. Giacca, l'uomo delle mani in tasca con la giacca. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Manu, sai se lavorate stamattina? Sono pulito, dopo pinge pare, no? Ausilia, tu che vuoi stamattina? Hai qualcosa da dire oppure niente? Io devo salutare intanto Maria Martirico, buongiorno, che è pimpantissima. Buongiorno. Eva Macaluso, buongiorno a te. Jessica Bellone, buongiorno. Buongiorno. Ringraziamo liboriinsalagoli.com, in via Regina Margherita numero 192, accanto ad Habitus. Liborio fa riparazioni, centro Fastweb, Tiscali e Seaportal. Grazie Liborio, grazie. Noi dobbiamo ricordare, facessi la pubblicità ad Habitus, cosa diresti? Habitus, sto accanto, passando a liboriinsalagoli.com. Chiamiamo Carmelo, che poi facciamo la pubblicità. No, allora dobbiamo chiamarlo. Chiama Carmelo, guardi, siamo dal CG letterario. Ci parli tu, ci parlo io che lo dico sempre. Poi me lo passi. C'è una persona che ti vuole parlare. Carmelo. Adesso lo sistemiamo noi. Ma non glielo diciamo che siamo in diretta. No, non glielo dire. Ma non glielo dico io. Ragazzi, facciamo ordine. Abbiamo l'assessore alla cultura già pronta, pimpante, che c'è un sacco di notizie da darci. Allora, ci vede, se ne va. Vi propongo una canzoncina che fa il nostro Ettore Vasco. Siamo seduti qui perché non mi racconti, sono un po' per te, perché non resti qui, non hai tempo mai, perché non ti fermi, dimmi dove vai, vieni qui. Vieni qui, so che non è così, quello che avevi in testa, non ci puoi fare niente, la vita non si ferma, perché non pensi che, ora che sei con me, se anche non ti ricordi, se anche non sai perché, vieni qui. Assessore, vieni qui. Aspetta che fermo. Vieni qui. Fermo. Lo sapevo che lo interrompe. Carmelo, è una cosa di due secondi, non ti voglio parlare. Buongiorno Carmelo Petrotto, sei in diretta sul nostro CG letterario dal caffè letterario di Caricativi a Fanfani. Come stai?
Bene, Domenico, bene. Ti sento un po' distante perché sono un po' di sede. Sono in viaggio e non ti sento bene. Dove sei, Carmelo? Dove stai andando? No, non sento bene. Sto andando a Modena. Ah, buon viaggio. No, no, è la considerazione che facevamo amichevolmente. È da 3 mesi che ti facciamo pubblicità gratuita perché ci sta sponsorizzando .com. È da 3 mesi che continuiamo a dire accanto ad Habitus. Allora faccio io, ma glielo vogliamo dire a Carmelo Perrotto che non ci ha manco ringraziato. Grazie. Come stai? Come va la moda quest'anno? Che dice? Che aria tira, Carmelo? Che aria c'è in giro? Diciamo, dai, un po' positiva rispetto agli altri anni, fortunatamente. Bene, bene. Mi fa piacere. Tendenze, colori, cosa c'è quest'anno? Che si sta, cosa stanno proponendo? Sempre più colore d'estate, Domenico. Molto colorato. Anche tu ti occupi di questo pure. Sì, 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 sì. Va bene, Carmelo. Allora, buon viaggio, salutaci Modena e ci vediamo al ritorno. Ciao Carmelo, ti voglio bene. Ciao. Grazie, ciao Carmelo, un bacio, un bacio. Ciao, 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 ciao. Il nostro letto, lei, vedete come... Assessore, vieni qui. No, ma pure lui si ci mette. Vieni qui. Pure lui si ci mette, Cate, ma direi che... Vieni qui. Non solo io e Domenico. Guardalo! Ah, guardalo! Non potrai mai trovare un altro come lui! Sarà difficile perfino anche per te, che hai sempre avuto tutto, tutto facile. Instrumental! Quello non si dice! Va bene, Ettore, non è che faresti con noi un altro po'? Sì, come no. Sei grande, sei grande, Ettore, ti fermiamo un po'. Tanto noi sappiamo che finché non viene carico, con gli occhiali di Ettore in mano, che lo guarda fisso, Cici... Abbiamo la nostra assessore pimpante, pronto, viene assessore, una telefonata al volo, faccio una telefonata al volo, disturbiamo un'altra persona, e poi... Maria, finiscila, Katia, mettila, Katia. Al volo, stiamo chiamando il volo. Ma sei camorrusa, buongiorno, come stai? Sono lì. Ma eravamo litigati a te. Non te più. Sono sai che ti voglio bene, però. Per ringraziare, non solo tua, ma soprattutto di Cesare. Ma finiscila, ma poi mi scendete, chi c'è? Stai rispondendo. Aspetta, 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 aspetta. Allora. Ci sei? Buongiorno Dina, il bello delle donne. No, scusa, la forza delle donne. Come stai, Dina? Bene, 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 a posto. Ma come mai non vi è venuto in mente di metterci il bello delle donne? Sarebbe stato più facile per me, Dina. Bene, bene, bene. Allora noi oggi pomeriggio abbiamo un appuntamento che dove voi parteciperete con la forza delle donne, quindi vogliamo accennare velocemente che c'è l'assessore alla cultura che freme. Noi saremo presenti a quel perché Modè, come musica ispiratrice, aveva la donna. Sì, quindi, sì. Quale cosa più bella, tanto che Modè era le condoglie, la donna. E poi dall'altro, dato che c'è effettivamente Valentina che andrà a fare la tecnica con ci agganciamo tutto bene, bene, bene per quanto riguarda questo pittore impressionista, quindi... Bene, bene. Questo pomeriggio ci sarà anche una pittrice che porterà un'opera di Monet, Rosaria Scaglione, quindi pomeriggio invitiamo tutti, saremo tutti qua puntuali. Dina, ci vediamo alle 18, dalle 18 alle 20 per il nostro RCL, ok Dina? Sicuramente, ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie, un bacio, ciao Dina. Ciao, Dina, ciao, dopo, ciao, ciao, ciao. Dopo. Allora, assessore, tu mi stai rimproverando, però torniamo alla nostra assessore. Nadia non ci sopporta più. Te lo posso dire una cosa? Ma l'amico nostro che mi doveva portare sul preventivo di San Rotatoria, ma perché non viene? Dice tu che ne so io? Non l'ho visto. Ma hai visto però come sei? Quando fu San Rotatoria avete fatto un casino qua con Cesare. È Cesare. Non lo nominare. No, parliamo dei tuoi progetti, ora lo chiamiamo tra un po' il Cesare, perché sennò... Allora, il mese di maggio è abbastanza, è stato già pieno, sì.
avete visto l'altro giorno, ieri, era popolata da più di 450 bambini con questo progetto PON GeoKill. Sì. Titolava appunto Green GeoKill. No, grazie. Già preso. Ce lo passiamo in quattro persone. Ovviamente è un progetto veramente molto importante, perché i bambini sono cimentati con la lingua inglese, hanno costruito le nostre caratteristiche locali, sia dal punto di vista culinario che turistico e anche artistico. Bene. È stata l'aspetto dell'ambiente e soprattutto il contatto che i bambini devono avere con quella che è la loro realtà. Un bel progetto, riuscitissimo alla vita. Devo dire che insomma ancora una volta la scuola si dimostra molto più avanti, aperta alle innovazioni tecnologiche, aperta diciamo anche all'Europa, perché questi progetti andranno a fare parte di una piattaforma europea e quindi tutti potranno vedere anche i nostri prodotti e le nostre diversità. Bene, cosa c'è in itinere per quest'estate? State programmando qualcosa? Programmando per l'estate? Ma già maggio è piena, perché abbiamo, sapete che maggio è il mese dedicato ai libri in modo particolare. Sì. E la biblioteca si è attivata a presentare una serie di libri con scrittrici, autrici e artiste che hanno già da tempo collaborato con noi. Sì. E ci sarà appunto la presentazione di nuovi libri e incontri letterari, e ci sarà anche un bellissimo incontro nella scuola della preside di Falco con giornalista francese. Il tema è la legalità, e quindi i temi saranno intrecciati, perché oltre ai libri sono stati promossi alcuni temi fondamentali come non solo la legalità, ma anche il ruolo di Pirandello in questa terra e anche fuori. Bene. Sull'estate calicattinese si sta programmando qualcosa? Si sta programmando, è ovvio che sarà piena, credo, di eventi, che anche concerti ci saranno promosso, sarà promosso di nuovo il cinema, perché credo sia la cosa più richiesta da grandi e piccoli. Sì. Le piazze diventeranno di nuovo protagoniste, e insieme alle piazze anche alcuni film che hanno avuto un grande interesse. Noi stiamo lavorando su un progetto, e so che tu ci appoggerai, con Robinson, che ho parlato scherzi a parte con il sindaco, ci ha dato la disponibilità. Sì, devo dire che non è, cioè da tempo attenzionata questa situazione, abbiamo accolto alcune richieste. Sì. Che però ovviamente voi sapete, la domanda precisiva era quella che venisse messo a posto prima. Stiamo trovando anche un modo, e stiamo procedendo per cercare di fare una manifestazione di interesse e scrivere chiaramente quali sono le condizioni del fatto Robinson, che poi non servirebbero così tantissimi soldi. Infatti. Però è ovvio che prima di restituire la città bisogna prendere dei provvedimenti, gli accorgimenti sia strutturali che diciamo anche dal punto di vista relativo alla sicurezza, e poi anche questo parco insieme all'altro parco e alla villa saranno di nuovo restituiti alla città. Dormire non dorme nessuno, è che le soluzioni devono comunque seguire un iter. Certo. Che a volte non rispetta i tempi che vorremmo noi. Certo. Noi stiamo portando avanti un'iniziativa a livello di volontariato, e solitamente quando si fanno le cose a livello di volontariato non ci sono dei percorsi burocratici particolari da seguire, anche perché si cercherà di fare un intervento di pulizia, di potatura, niente di che, insomma cercheremo di fare quello che ci è possibile fare. Poi se più in là dovessero esserci altre situazioni, insomma ben venga, perché poi sai, alla fine sono le sinergie che insomma dico già pulirlo e renderlo insomma praticabile è già tanto, però è ovvio che da parte nostra c'è tutta l'intenzione, ci stiamo muovendo in tal senso di trovare il modo giusto, le persone giuste a cui affidarlo e farlo diventare un bene fruibile e anche costante, voglio dire, non per un mese, due mesi, ma per un tempo il problema è sempre quello, e lo ripetiamo, avete fatto un'opera straordinaria con il Parco Pertini,
ormai da parecchio continuiamo a dire mettiamoci le telecamere. Il problema non è sistemare le cose, il problema è poi mantenerle, perché l'inciviltà e la mancanza di senso civico che c'è in giro, non solo in questa città, è una cosa un po' radicata ovunque, il non rispetto per la cosa pubblica. Però permettimi di dire una cosa, io ho viaggiato tanto, sono anche, ho vissuto anche in città del nord, per un certo periodo molto lungo, sì. E quindi io mi sono anche resa conto di come altri vivono le loro città, e allora io dico che bisogna, è vero che l'amministrazione ha un ruolo fondamentale, il comune deve prendersi cura della città, però il comune è fatto anche dei cittadini. Io ho vissuto in città dove gli esercenti o anche le persone normalissime curano diciamo le proprie aiuole o le aiuole che sono vicine e che appartengono al tessuto sociale, cioè voglio dire, amare questa città non significa soltanto pretendere da, ma amare significa anche cominciare noi stessi a volerci bene. Io dico sempre, chi sporca fuori è come se ovviamente sporcasse dentro, perché il fuori è nostro, lo paghiamo. Brava. Cioè non c'è una differenza sostanziale tra fuori e dentro, perché comunque paghiamo una cifra, lo sapete meglio di me, abbastanza pesante per i rifiuti. Quindi anche noi dobbiamo essere partecipi e sposare l'idea di essere cittadini e di vivere non solo nelle nostre case, bene, ma soprattutto nel tessuto sociale. Allora, io voglio lanciare una provocazione e faccio un esempio. È un po' come l'esempio della famiglia, no? In famiglia tu c'è la famiglia e hai due figli, un figlio praticamente bravo, esemplare, tipo, parlo di me, una figlia tranquilla, pulita, l'altro zingaro totale. Cioè, dico, quindi, allora, il problema della famiglia, io se ho un figlio zingaro devo usare le maniere forti per educarlo. Allora cosa voglio dire? Se i cittadini sono incivili, ok, allora, no, magari l'altra volta abbiamo avuto un confronto dove si parlava, non possiamo fare diventare la città un lager, assolutamente, però se dobbiamo educare la gente, se il cittadino butta la spazzatura in orari che non so, metaforicamente parlando, noi siamo per la pace, quindi non prendete alla lei, facciamoci saltare i denti. Parlano i verbali, cioè, però il problema, ecco, io mi rifaccio al mio amico assessore Muratore, è triste, lo so. Molto, noi l'azione, no, è triste pensare, come dice anche il mio collega e amico Muratore, pensare nel 2017 che bisogna punire per forza, cioè, questo è veramente. Allora scusami, Cagna, la soluzione? No, la soluzione è che è vero che noi continuiamo a pretendere che ci sia un rigorosissimo controllo e che quando è necessario si deve fare le multe, perché anche quelle sono indicative, eccetera, eccetera, però dobbiamo anche cominciare a educarci noi. Lo so, questo è molto triste, come dici tu, che bisogna tirar su i figli, è giusto vietare, redarguire, però è anche giusto interrogarsi e cercare strategie diverse, solo insieme ci possiamo salvare. Bene. Perché non ci sono ricette particolari, qualcuno dice io so come fare, cioè è quello che tirare fuori i conigli dai cilindri, veramente, guarda, ma dico, c'è il trucco. E alla fine se la gente sono maleducate, che facciamo? Li lasciamo maleducati? No, io credo che sia necessario continuare ad insistere su un percorso educativo. Se noi cominciamo a amare nostra città, amare significa agire, non solo blaterare, perché tutti blaterano, tutti sono bravi, però poi sostanzialmente io vedo con i miei occhi gente che è talmente affezionata a questa città che l'immondizia non fa manco in tempo, cioè non perde tempo manco a scendere dalla macchina, la via, come si dice. Okay. Allora scusa, ti fermo un attimo. Io sono un po'. Bello questo set, me lo fate con noi, ragazze? Sto scherzando. Allora, praticamente dico, io allora parto da un presupposto. Io non ci arrivo. Volevo fare un esempio di come possiamo educare sta gente. Io ti faccio un esempio. Io lo dico, scusa, lo dico, Facchino, ma sta, suo figlio ha un sacchetto, una spazzatura e la biela faccia a me. Una volta, due volte, tre volte. Che cosa fai con lo dico? Dico, positivamente mi sono accorta che da quando noi ci siamo insediati, da giugno l'anno scorso, quasi un anno, la gente partecipa, la gente si è svegliata, e allora per me è una cosa positivissima, nonostante le critiche a volte facciano male,
Le critiche servono a crescere, allora dico, dato che la gente si è svegliata, abbiamo anche dei mezzi di informazione che la gente segue con più interesse rispetto agli anni precedenti. Io non voglio fare polemica, non mi interessa di quello che è stato, mi interessa partire ora. Allora, già questa trasmissione oggi insieme a te e quelle che si potranno fare in seguito, quelle che potrà fare Cesare, quelle che potrà fare TRC, TVA, chi che sia, insomma. Già è importante che continuino ad affrontare il discorso sul fatto che dobbiamo essere insieme a crescere. Ti posso dire una cosa, Katia? A parte te che sei qua, me lo dici in un anno quanti assessori e quante persone che stanno gestendo questa città hanno partecipato a trasmissioni di sensibilizzazione e hanno praticamente parlato con la gente e portato a conoscenza di quello che è l'operato che sta facendo l'amministrazione? No, rispondi, però non ci gira la torta. Perché lei non ha nessuna colpa, lei può corrispondere di se stessa, non può rispondere degli altri. Ma io non volevo dire. No, io non sto dicendo che tu stavi dicendo. Quanti? Cioè, Katia, vieni tu. Io ho invitato, ma questo lo dico veramente risentito, a parte lo dico, ci sono due televisioni a Caricatì, ci sono due testate giornalistiche, io non ne vedo partecipazione, però, Katia. Abbiamo fatto anche una relazione, probabilmente magari il modo non è stato forse appropriato, pochissime persone hanno sentito l'elencazione di tutte le cose che stavamo facendo e che avevamo intenzione di fare, l'ho fatto io ma l'hanno fatto tutti gli altri assessori, probabilmente abbiamo sbagliato la formula. Questo io non volevo dire questo, ma non è tutto. A volte però interfacciarsi con la gente non necessariamente bisogna dire quello che si è fatto, si può anche dire le cose che non si sono fatte e perché non si sono potute. Perché la gente a volte non lo sa. Voglio dire, se io ho votato il tizio Caio a mattina, questo è il punto. Impareremo per quale motivo. Impareremo a colloquiare di più, a essere anche più presenti, però. Io troverei più rammarico sul fatto che magari non parliamo molto, non ci apriamo molto e poi non facciamo nulla. Cioè, voglio dire, abbiamo un continuo. Ma non è un problema nostro, Katia, anche le amministrazioni di prima hanno peccato sempre. Io ho visto per esempio lo spot sulla differenziata, questa è una cosa positivissima, io non ne ho fatto, io non ho beccato nulla, non ho beccato soldi, però dico, è uno spot che sta girando nelle televisioni, perché io parlavo l'altro giorno con dei ragazzi delle scuole, mi dicevano noi ce ne siamo andati nel pallone, perché non si può iniziare la differenziata e la gente non sape dove cominciare, Katia. Cioè, una mattina io mi sono sentito, da questo momento io sono a Caffè Letterario. Ma lo devo rendere da qualche pubblico. Parte dovevamo iniziare. Bene. Abbiamo iniziato intanto testando questa differenziata da un quartiere, lo abbiamo allargato. È ovvio che mano a mano lo spot ha ovviamente questa finalità. Ci saranno anche altri modi per poter informare di più la gente. Metteremo su anche. Ma la dobbiamo anteporre, Katia. Se io compro praticamente una macchina, non mi metto sulla macchina e poi mi belle giù l'istruzione di come si aggiungono le luci. Prima che io mi metto sulla macchina a camminare, devo andare a guardare il manuale di come funziona questa cacchio di macchina. Allora, posso dire una cosa? Troveremo i modi, insomma. A parte che bisogna fare un applauso, io personalmente non conosco tutti quelli che fanno parte dell'amministrazione comunale, conosco il sindaco di Ventura e Katia Ferrauto, perché li vedo sempre qui e con loro c'è un dialogo. Siete stati gli unici a venire. No, io ho invitato un po', ma lo devo fare l'altro giorno che non c'eri, non faccio due azioni. Me lo meriti, non voglio. Ma tu non hai nessuna, esatto. Dico, ognuno anche. Cioè, bisogna dare anche il tempo, perché è solo un anno. Ma neppure fare, posso andare anche in televisione. Non è il problema che devono venire da me. Cioè, fare informazione, interfacciarsi con la gente, non necessariamente da noi. Noi impareremo a fare anche questo, perché i cambiamenti sono ben accetti, lo voglio rimarcare, il fatto che la gente ci chieda, il fatto che anche voi insistete sulla comunicazione, non può che farci piacere, a volte magari lo sapete. Sì, ma se non mi puoi... Bravo, non so perché mi è saltato un po' di frecciatina verso... Perché a volte si dicono anche cose che... Errare umano, ma dico a volte, capito, che il sindaco non risponde...
verità. Però io ci sono persone che per un periodo di tempo ho chiamato e adesso non chiamo più, Katia. Perché voglio dire, io ancora aspetto, ripeto, puntualizzo, quando io parlo di cariche, quando parlo di persone non mi riferisco alla persona ad personam. Massimo Muratore è una persona splendida, migliore di me, per carità. Però io al momento in cui ho invitato 2 mesi fa l'assessore ai lavori pubblici Muratore, non è venuto. Allora voglio dire, perché? Penso che troverà il modo e il tempo di riferire. Quello che posso dire con certezza e assicurare è che parlano ovviamente le carte, nel senso che abbiamo avuto approvato tanti progetti. Ma non dovrei essere neppure io ad invitare, dovreste essere voi stessi. Ma io vi farei vedere cosa c'è qui davanti. Ma non mi dite, fatemi vedere. Grazie, cara, ti vogliamo bene. Insieme, cambiarla. Una cosa, nella rotatoria. Vabbè, allora, qui abbiamo Caico che reclama il Di Fazio, la signora che reclama la Farraguto. Abbiamo un po' di Farraguto. Domani. Ma scusi, Dunque io devo dare intanto un'occhiata alla nostra pagina web che l'abbiamo completamente trascurata. Salutiamo Salvatore Marco Gisabella, buongiorno dall'Uomo di Garda, siete forti, complimenti. Ciao Manzuccio.
stasera partita Juventus Lazio in diretta nel vento. Ah, Lazio Juventus. Ma come l'ha costruito? Fatto un po' rappresenta la stasera che c'è Riccardo? Stasera c'è, a parte il nostro RCL, lo speciale Moneta alle 18, mi raccomando. Sì. Abbiamo ospiti chi? Le signore dell'associazione alla forza delle donne. E la parrucchieria qui The Queen, The giusto? Queen, sì, Valentina. Abbiamo. Ci sarà anche una pittrice, Rosario Scaglione. Non lo sapevo questa. Sì, questa è stata una... l'ultimo momento. L'ultimo minuto, una surprise. Bello. E poi abbiamo la partita Lazio-Juventus, o Juventus-Lazio, perché non si capisce l'informazione come ci è arrivata. Chi tifiamo, per la Lazio o per la Juventus, ragazzi? Per la Lazio? Si dicono per la Lazio. Ciao, Lazio, dottor Favaro. Per chi tifi, Angelo, per chi tifi? A posto, Lazio-Juventus. Contro la Juventus. Contro Juventus, Riccardo Lazio Juventus. Io tifo Toro. Quindi non c'è da niente. Contro per la Lazio, Enzo, Lazio Juventus stasera. A politico, non ti interessa, Enzo? Juventus. Antonio, tifi per la Lazio o per la Juventus stasera? Io dico per la vita. Per la lui vita. Vive per la vita. Enzuccio Bongiovi, per chi tifi? Per la Juve. Con le corna ci ha fatto, tra l'altro. Saluta tu, che io poi salutiamo Carmela Mendola, salutiamo Loredana Lori Brillante, buongiorno a tutti, salutiamo anche Cesare Sciabarrà che guarda il video, Dina Saievan, ci siamo collegati poc'anzi, Cesare prima si doveva collegare, Marco Licata Grandi, e grazie a Marco, cosa dire ragazzi, io non lo so, venerdì volevo ricordare a che siamo in venerdì Drink and Taste, un viaggio nel mondo, mi raccomando, venite numerosi, il solito aperitivo sensoriale particolare, questa volta ci immergiamo nel mondo spagnolo, dalle 19.30, dalle 19.30 in poi ci sarà questo Drink and Taste, un viaggio nel mondo. Ma ci saremo anche noi venerdì, penso che ci sarà un'altra, diciamo, un altro percorso dedicato alla moda, ci devono confermare questa puntata di venerdì, perché questa di questa sera già è confermata, quindi dobbiamo ancora diciamo lavorare sul progetto di venerdì, perché come vedete noi le cose le facciamo così. Vogliamo dare un poco di notizie? Canicattì, pazienti, vediamo, questa è una notizia interessante, pazienti oncologiche, laboratorio di make up per le donne, anche presso il presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì, non oltre la possibilità di presentare in voce dell'ospedale Agrigento, è stato attivato un laboratorio gratuito di make up e consulenza estetica per le donne in trattamento chemioterapeutico. Scusate, l'iniziativa volta ad umanizzare sempre più le cure sanitarie attraverso un approccio globale che non si concentri esclusivamente sulla guarigione fisica, ma miri al benessere complessivo di chi affronta la patologia tumorale, è gestita dall'associazione AIL Alessio Lococo, che da anni è presente in reparto offrendo sostegno ai pazienti ed alle loro famiglie. Noi abbiamo un numero di Enza Lococo, vediamo se riusciamo a chiamarla. Vediamo se Enza risponde, e intanto io do qualche altra notizia. Vediamo un po'. Enza. Tieni, cercala tu, Enza Lococo, eccola qua. Trovata, vediamo se. Ok, ti risponde. E poi ancora qualche altra notizia, vediamo un po', non hai fatto manco un pezzo stamattina. Ma tu me l'hai chiesto, sì. Ora te lo faccio. La seconda edizione di Canicattì in bici, e questa ne parlavo stamattina con l'assessore alla cultura, dopo il successo dello scorso anno, a grande richiesta. Il prossimo 20 maggio 2017 si svolgerà a Canicattì la seconda edizione della Canicattì in bici, manifestazione organizzata dalla ASD Canicattì Racing Bike, con lo scopo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo quotidiano per lo spostamento in città e di sensibilizzazione alla comunità ad un maggiore rispetto dell'ambiente. Enza non risponde, quindi non potrà rispondere, sarà impegnata. E ancora vediamo qualche altra notizia. Buongiorno, benvenuti, buon caffè. Buongiorno. Il laboratorio di pace da Roma a Ravanusa, la pace si insegna e si impara. Andiamo velocemente. Mi piace questa cosa di pace. Vuoi che approfondiamo? No. Che approfondiamo. Fa leggere una ruffolo. Ruffolo, Naro.
Naro, Naro. Allora, Naro, concorso internazionale per giovani musicisti, premiati gli alunni del Licci SG Bosco. SG tutto pieno di cose, me l'ha fatto vai, leggere. Vai. Campobello Delicata, nomina titolare segretario comunale. Sì, è un po' ragazzi, buona giornata. Ce n'è notizie che fanno ridere. Campobello Delicata, questa all'arroppolo, hai tu qualcosa là? Io ne ho una vera. Vediamo una vera. La leggo all'arroppolo. All'arroppolo, vai. I cugini di campagna scrivono a Lady Gaga: smettila di copiarci i vestiti. Antonio, hai sentito cosa hanno detto i cugini di campagna? A Lady Gaga. Questo è cioè, bello. E lo sai qual è il bello? Che è pure vero, perché ci sono delle foto. Una vera cagata. No, questa è bellissima. Però vai, cos'hai tu? Cos'hai tu? Io c'ho, intanto preparo un pezzo. Sì, io ce l'ho già in testa. Campobello Delicata. Buongiorno, buongiorno. Il quinto incontro del progetto Long Life Learning, educazione permanente sul tema, un po' aspettate un po' che la apro. È mezza tagliata, no? Era mezza tagliata. Sul tema alimentazione, emozione, psiche. Giovedì 18 maggio 2017 alle 20. Al centro polivalente il quinto incontro del progetto Long Life Learning, educazione permanente sul tema alimentazione, emozione e psiche. Relatrici la dottoressa Angela Asaro, biologa nutrizionista, la dottoressa Emanuela Marchese, psicologa esperta in disturbi alimentari. E vuoi fare un pezzo di cartino? Lo faccio subito. Vai. Music is a perfect name with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, clap their hands. Just because a record has a mood, making it in the mood, you can tell right away that hey, when people start to move, you can feel it all over. Riesco a fare, volevo fare la parte. Sei riuscito. Di manifestazione, deratizzazione, territorio. Invece questa la voglio approfondire perché è una notizia che ne parlano da un po'. Ragazza, perché ti guarda in un favela? Perché? Hai poco da dire? C'è poco da dire? Nulla? Nulla? Ti piace ascoltare? Se ci devi dire qualcosa che non va, comunicacelo, perché noi siamo una gabbia di matti. Grazie, gentilissima. Sentiamo questa notizia che già mi allora, questa è una notizia interessante. Ne hanno parlato anche gli amici di Striscia e quelli delle Iene. Agrigento truffa della moneta thailandese, sembrano 2 euro ma valgono 25 centesimi. C'è una moneta che riesce anche a prendere in giro distributori automatici, no? Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Buon caffè? Ciao Gero, come andiamo? Tutto bene? E dunque, stavamo dicendo, c'è questa moneta thailandese che di fatto è, diciamo, come grandezza, come forma e come colori, è molto simile, quasi identica alla moneta di 2 euro praticamente. Sono già diverse le segnalazioni in merito a questa truffa, specialmente nelle città turistiche. A prima vista sembrano delle comunissime monete da 2 euro. Hanno le stesse dimensioni, stesso peso, stesso argento esterno con cerchio interno dorato, persino le macchinette automatiche le confondono. Buongiorno, buongiorno, buona giornata. Il diametro, anche il diametro uguale. Sì, sì. Ma sì, se ne inventano tutti. Sì, sì, guarda, è una cosa, io ne ho sentito parlare e quindi vogliamo, diciamo, ricordarlo. State attento oggi a questa monete. Alla zecca. Alla zecca. Chiamare, no, alla zecca. No. No, potremmo chiamare qualcuno delle forze dell'ordine, magari, per farci dare qualche buona. Buona, diciamo. Io lì me la vedo la telefonata pronta, sono i cattivietti, siamo in diretta, posso metterli in diretta? Beh, insomma, dobbiamo li chiamiamo all'improvviso, quelle le notizie noi ce le prepariamo la settimana prima, peccato che escono la settimana dopo, esatto, mi sembra un po' buona giornata.
I più colpiti, stavamo dicendo, sono i commercianti che non prestano particolare attenzione, le confondono facilmente con la moneta da 2 euro, scusate, dandole senza dandole senza guardare. No, devi aumentare sti cose, aumentare i caratteri, che non ci vedi. Io non ci vedo, come poi te lo faccio io, tranquillo. La moneta, da qua, da qualche parte. Comunque, l'invito che vogliamo fare, diciamo, quello di stare molto attenti a queste monete da 2 euro, perché in effetti beccate la moneta thailandese che vale 25 centesimi, quindi sai, se si tratta solo di una moneta va bon, ma se insomma c'è un giro nel corso di una giornata, specialmente nelle città turistiche, e come avete visto, buongiorno. Riescono a, diciamo, confondere anche distributori automatici, quindi insomma, quindi sono fatte proprio benissimo, cioè identiche. Sì, tu invece, Riccardo, hai qualcosa prima di concludere questa puntata odierna? Fuochi d'artificio in ospedale, esplosi in ostetricia per festeggiare la nascita del figlio. Ciao Antonio, questo si è messo a sparare fuochi d'artificio dentro l'ospedale per fare festa, dato che il figlio è nato. Poi ce n'è un'altra. Non riuscite a lasciare il partner? Arriva l'azienda che lo fa al posto vostro, e c'è una foto della famosa scena di Aldo, Giovanni e Giacomo. Infatti ci scritto la foto giusta, dove Aldo cerca di scaricare la fidanzata. Ti prego, Giacomino, scaricamela! Avete presente quella famosissima scena? Questa famiglia, esatto. No? Venerato, nei contratti del Napoli ci sono i diritti extraterrestri che valgono su Marte, vi giuro che non scherzo. Io non ne capisco niente di calcio, quindi magari qualcuno di voi la saprà spiegare meglio. Anche voi come Di Battista vi fate lavare le camicie dalla mamma? È uscito sul Libero, articolo veramente uscito sul Libero. Sono notizie vere queste. Verissime. Come? C'è una notizia. C'è qui. No, grazie, l'abbiamo già preso, grazie mille. C'è, dicevo, qui l'articolo su. Ah, ma non è Lercio, puoi andare a guardare. Ah, ma non è Lercio. Guardala. Intanto noi diamo un'occhiata al Corriere Agrigentino. Porto Empedocle, spiaggia di Lido Azzurro nel degrado. Il caldo è arrivato, c'è chi pensa già alla Tintarella, ma Porto Empedocle. Ciao, buona giornata, grazie, buona grandi. Giornata. Ciao, buon lavoro. Alla Tintarella, ma Porto Empedocle non è ancora pronta per accogliere i bagnanti. La spiaggia di Lido Azzurro versa in uno stato di degrado unico. Tintarella di luna. Artista straordinario, ma tu pensi che in questo contesto possa far testo non avere le parole per questo? Questo è vero. Ma io a volte mi faccio dei problemi che non esistono. Ma Riccardo, sì, in effetti, in base alla scena che abbiamo visto prima, mentre cantavo, sì, hai ragione. Tu dici il problema che non è mai inventato. D'ora in poi non me lo creerò mai più. Ma te l'ho detto da 3 mesi che non ho più fatto questa cosa. Lo so. Tintarella di Rupe. Bene. Statale 640, gli incivili colpiscono ancora nei pressi del bivio per Canicattì Sud. Non vi faccio vedere la foto, andatela a guardare sul Corriere Agrigentino, insomma, che cosa c'è. A quanto pare, per darvi idea di dov'è questo posto, ingresso subito dopo il centro commerciale, bivio Canicattì Sud, c'è un parcheggio sulla sinistra, mi pare che dovrebbe essere all'altezza di Tenuta Rovento, ecco, facciamo pubblicità gratuita anche a Tenuta Rovento. Da quelle parti là c'è un parcheggio e non vi dico cosa c'è. Casteltermini, la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle, quindi penso a Casteltermini ci saranno le elezioni comunali. Stavo leggendo l'altra notizia. Quale? Canicattì, luogotenente. Questa. Canicattì, luogotenente La Mattina, cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Mi pare che non abbiamo nient'altro da attenzionare. Vuoi fare un altro perché? Ma non penso. Tu scendi alle stelle, volevo fare una cosa. Fai vedere.
l'inno della Francia. Se non sbaglio dovrebbe essere l'inno sì, della l'inno francese. Lo puoi trovare su All You Need Is Love, volendo. Ciao Emilio, ciao inno nazionale francese. Lo puoi trovare sul stesso brano. Buongiorno, l'inno nazionale francese potrebbe essere questo, forse quello che volevi fare tu, esatto. Questo qua che non c'entra niente con l'Italia, però perché ti è venuto in mente questa cosa? Volevi può fare essere questo qua. È questo? No, arriva. No. Aspetta, può essere ancora arrivo. Ma marsigliese questo. Ma chi c'è da qui? Aspetta. No, scrivi questo. Mettiamo più avanti. Non è chiesto, ma lì mettiamo questo. All you need is love. Ma lì mettiamo questo. Questo vabbè. Queste cose com'era? Così. No, così è sbancato. Campanilista nazionalista, ma l'abbiamo avuto. Vabbè, ma dai, alla fine insomma concediamocelo un assolutamente campanilismo, perché insomma. Ma io sono molto campanilista. Io penso che ringraziando e ricordando quello che succederà oggi pomeriggio. Ce ne possiamo andare, detto così, no? Per questa per questa giornata. Allora, ringraziamo Liborio Insalacoli.com in Viale Regina Margherita numero 192, accanto ad Habitus, lo ripetiamo sempre, la pubblicità gratuita. Liborio fa riparazioni, centro Fastweb, Tiscali e Siportal. Dopodiché ricordiamo l'appuntamento di... Io faccio di venerdì e tu fai oggi. Va bene, fai quello di venerdì. Ricordiamo l'appunto... Così, in diretta, ci mettiamo la... Ricordiamo l'appuntamento di venerdì alle ore 20... No, scusate, 19.30, Drink and Taste, un viaggio nel mondo... Nel mondo spagnolo, aperitivo sensoriale, buongiorno, aperitivo sensoriale, cose molto particolari, tutto basato sul mondo della Spagna. Se invece volete venire un po' prima, venerdì, alle 18 ci siamo noi, ci sarà un altro momento dedicato alla moda, faremo un'altra conciatura in diretta. Per quanto riguarda invece oggi pomeriggio, già abbiamo programmato uno speciale all'interno dell'RCL, che è Radio Caffè Letterario, dove parleremo, buongiorno, buona giornata, di Monet, quindi l'impressionista di questo pittore, luci e ombre, io non ne capisco, ci sarà qua Dina Saieva e quindi un gruppo dell'associazione La Forza delle Donne che parlerà di questo artista, poi ci sarà una pittrice, poi ci sarà anche Valentina dal The Queen, che farà vedere un tipo di acconciatura basata, ispirata a Monet, una colorazione. Si chiama Monet, dicono. A questo punto io penso che abbiamo detto quasi tutto. Non dimenticate che il Caffè Letterario si trova a Canicattì in via Fanfani, e quando volete venire a trovarci non ci può fare che piacere. Siamo sigla. Sempre fra le due fra la discesa, le due rotonde, mi raccomando, tra ospedale e Modiva. E vi posso dire che siamo quadrati tra due rotonde. Scenario,